Aspettiamo il fischio, bisogna fare presto perché ci sono gli stinchi a Zermelo che ci aspettano. Si parte, 40 minuti importantissimi con due squadre, reduci da due sconfitte di fila. L'Arzignano che deve vincere per mettere punti e linfa nella propria classifica, il Catania per tenersi stretto il settimo posto a pari merito con l'Avellino. Catania subito fermato, l'Arzignano che però non riesce a uscire dal proprio metà campo. Dunque rimessa laterale in attacco per la formazione di Coach Samperi, che nella gara di andata si è imposta per 5-1 sulla squadra biancorossa. Rossetti prova il tiro, sbatte sul compagno di Spindola, la può cercare di stendersi Arzignano. Vinicius per Amoroso, ferma tutto il pallone che arriva in tribuna con Messina che senza tanti problemi sparacchia fuori, chiede scusa anche al pubblico, salva comunque la sua difesa. Vinicius per Leandrigno in mezzo verso Amoroso, Leandrigno non si perde il pallone, Arzignano e paratona subito di Thiago Perez che alza subito il muro. Lo avevo detto in apertura, Thiago Perez il numero uno importante nel panorama del futsal italiano, che già si è fatto vedere in questa calda serata del Palatese. Vinicius per Bastini, ciao Silvio, avanti per Murillo che di testa gira il pallone senza trovare lo specchio della porta. Qui errore di Spindola che non ha battezzato bene il tempo dell'avversario, lasciando alla 10 biancorosso di battere di testa verso la porta di Thiago Perez. Catania un minuto e già qualche brivido per la formazione etnea, settima in classifica, che vuole rifarsi delle due sconfitte nelle ultime due partite. Catania che mette Catania che questa sera deve fare a meno di Musumeci, il capitano che lo scorso anno si è portato a casa il buon Corte Capitelli, e di Battistoni, entrambi fermati un turno dopo i rossi dell'ultimo turno di campionato Serie A. Tutto live, tutto a gratis in diretta su PMG Sport Futsal. Catania che viene fermato con Leandrigno che serve Vinicius, a palla avanti per Amoroso che mette giù il pallone, il bomber lo spazio per girarsi. Vinicius, Leandrigno, Vinicius, anzi Leandrigno, prima era Murillo, chiamato ancora in causa Bastini. 4 secondi di tempo, conta Federico Di Pordenone, l'arbitro rosa di questa serata. Amoroso in scivolata, viene portato via il pallone, lo recupera, sembra un po' un wrestling senza colpi, qui Amoroso lo perde, il fallo di Spindola che spinge da dietro Amoroso che va a sbattere contro Rossetti, probabilmente colpito laddove non batte il sole, vediamo che si automassaggia e si può ripartire. Allora il primo fallo con Vinicius che attende il fischio, c'è qualche problema per Rossetti che probabilmente deve alzare braccia. Poi intanto tra Carlinhos e Battata che si mandano messaggi d'amore qui in diretta, li salutiamo, in bocca al lupo per le partite vostre di domani. Bastini per Vinicius che mette giù il pallone, Rossetti lascia, Thiago Perez costretto a mettere in fallo laterale. Qualche problemino per Rossetti che probabilmente ha accusato il colpo in precedenza, resta comunque tranquillo in panchina. Samperi si è sbracciato con i suoi ragazzi perché tornassero velocemente in difesa. Out già battuto, palla per Leandrigno che carica il sinistro, fermato dalla difesa del meta che non riesce a ripartire, protegge Vinicius sull'uscita del pallone che scivola oltre la linea blu del rettangolo di gioco del Palatese. Dunque sarà rinvio dal fondo per Bastini che tocca il pallone, l'arbitro ha già contato 2 secondi, palla avanti per Murillo che di petto non riesce a domesticare il pallone, la palla è uscita. Amoroso voleva il tocco che di dal cin, già battuto l'out dal meta. Rossetti chiama in causa dal cin sulla destra, dal cin si accentra, lo scambio per Rossetti, il pallone scivola via, Bastini lo muove per Vinicius, pronti 2 cambi con il 20 Camano e con il 19 Cesaroni per Cossamperi. Messina ha portato via il pallone, non è riuscito a sgattaiolare
oltre la linea difensiva di Arzignano. Bastini allora pronto a ripartire, comodo per Leandrigno, il tocco per Morillo, pressato, perde il pallone, rimessa laterale per l'Arzignano. Avrei detto che l'ultimo tocco era di Morillo, graziato allora l'Arzignano. Ciao Alessandro Gigio, sempre pronto a seguire il live dell'Arzignano. Leandrigno, gioco veloce, Vinicius, tocco morbido per Morillo, sbatte contro Rossetti, voleva un fallo Rossetti, l'arbitro Ledi di Pordenone, Giulio Federico, fa continuare, allora si gioca. Amoroso per Vinicius, Morillo, Leandrigno, è alto la linea difensiva della Catania che costringe Messina a buttare fuori il pallone. Lo stesso è numero 3, capitano questa sera al posto di Musumeci squalificato, chiede al suo tecnico il cambio. Palla scodellata alta, Messina recupera il pallone, fa partire dal Cin che tenta con un gioco di gambe di uscire. Intanto con il primo cambio, il primo doppio cambio, Camano e Cesaroni dentro, forze fresche dunque per coach Samperi. Si sta scaldando invece Simi per l'Arzignano, qui bravo Murillo ad alleggerire con tocco di Rossetti che costringe Bastini a prenderlo con le mani. Palla pericoloso, lancio lungo per Vinicius, anticipato da Cesaroni che spara alto, c'è della confusione. Fallo laterale in attacco con lo schema numero 9 chiamato da Bomber Amoroso, che va a incaricarsi della battuta del fallo laterale. Non è corner perché il pallone ha toccato la parte alta del Palatese. Conta l'arbitro. Vinicius bloccato da Cesaroni, rimessa laterale per l'Arzignano che arretra. Cesaroni tocca il suo primo pallone concedendo soltanto la rimessa laterale, già battuto dall'Arzignano. Leandrigno, Vinicius per Bastini che alza il suo baricentro. Bastini fermato fallosamente e ci sa anche il cartellino per un fallo da dietro, probabilmente ha rischiato moltissimo comunque Bastini. L'arbitro ha atteso in modo corretto che il portiere non riuscisse a dare continuità all'azione dell'Arzignano per poi tornare sui suoi passi e fischiare la punizione per l'Arzignano, seconda punizione. In barriera Camano, sul punto di battuta c'è Leandrigno, pronto il signor Di Nicola di Pescara a fischiare il fischio, la rincorsa di Leandrigno, il tiro sinistro direttamente contro Camano, dunque rimessa laterale ora per l'Arzignano, già battuta dal numero 7 biancorosso. Vinicius, Morillo, il suo punto di partenza per l'Arzignano che viene fermato questa volta da Spindola. Il tiro di Leandrigno ancora fermato dalla difesa ordinata del Catania. Morillo, ancora stiamo lì, i secondi passano piano e l'Arzignano che batte un altro fallo laterale. Palla per Leandrigno che va a caricare il sinistro, serve invece Amoroso che non riesce ad arpionare il pallone, allora il Catania può tornare a respirare. Intanto altri cambi, dentro c'è col numero 8 il colosso Hernani, entrato anche con il è rimasto in campo dal Cin, l'unico del quintetto di partenza. Cesaroni muove per Camano, corre veloce sulla corsia laterale, Camano mette a sedere Leandrigno che si rialza, Vinicius mette in fallo laterale. Si stanno scaldando Simi, Claro e Marcio, pronti dunque i primi tre cambi. Hernani fa sponda, costringe Cesaroni, poi il tiro Camano sbilenco che favorisce Bastini. Amoroso spinto, non c'è fallo, si gioca, geniale la spintarella di Dalcin. Amoroso, comodo per Vinicius che protegge il pallone, lo serve indietro a Leandrigno, giro palla ora per Morillo, ancora palla a Vinicius, rischia Vinicius ma serve Morillo, non riesce a distendersi Arzignano, tripla
marcatura difensiva del Catania. Qui amoroso, ancora per Vinicius, lo spazio per girarsi sulla destra verso Murillo, il veneziano fermato da Hernani, riconquista il pallone, torna indietro sui suoi passi da Leandrigno, giro palla verso Amoroso che scodella avanti un pallone tra le mani dirette di Thiago Perez, autore di una paratona nei minuti, anzi secondi iniziali della partita, subito a mettere in luce le sue doti di numero uno. Siamo oltre la metà campo della Catania, in quella dell'Arzignano con Cesaroni, il numero 19 Paolo Cesaroni, dal cin Hernani fermato, può ripartire l'Arzignano, palla per Murillo, Murillo, Murillo! Murillo! La ripartenza dell'Arzignano e il vantaggio al minuto 6.37 di Rafael Murillo, che fa esultare il pubblico del Palatese, un sinistro velenoso che non lascia scampo a Thiago Perez, non impeccabile in questa circostanza, e Catania che ora deve inseguire, ma avrà sicuramente la forza per reagire, squadra esperta. Qui intanto Cesaroni va via sulla corsia laterale, Marcio chiude lo specchio, Bastini per Claro, i cambi, Claro rischia, Claro per Amoroso, avanti verso Simi, pallone siluro che non riesce ad arrivare al capitano, rimessa tra l'aria ora per il Catania che può rialzare il baricentro. Intanto arriva il primo tromba timeout chiamato a coach Samperi, che subito vuole mettere a posto le cose. Andiamo allora a vedere il gol del vantaggio con la regia di Filippo Tres, la ripartenza, il tocco di Leandrigno comodo per Murillo, che sul sandwich senza salse di Cesaroni e Camano spara il sinistro che dal cin deve raccogliere dal fondo della rete. 1-0 dunque per l'Arzignano. Qui al Palatese fanno feste e rumore i tifosi biancorossi. Inquadrato il Catania, c'è anche la mascotte Griff 5 che sta sparlocchiando con qualche bambina in tribuna. Piano piano vediamo se il buon Davide Tres, con il tremolio della sua mano parkinsoniana, non riesce ad andare a inquadrare Griff 5. Tornano in campo le squadre intanto dopo il timeout chiesto in tutta velocità da coach Samperi. 12.96 al termine del primo tempo, 1-0 Arzignano, ma rimessa laterale in attacco per la formazione etnea con Camano pronto sul punto di battuta. Cesaroni, Hernani, Oliveira, palla però per Dalcin che tocca proprio per il numero 8 Hernani ed Oliveira. Il tempo è rimasto fermo per qualche secondo. Cesaroni, ecco perché le proteste della Catania. Ora Cesaroni servito da Camano, Hernani, Oliveira, si accentra il numero 8 Bastini, recupera il pallone, rilancio lungo per Claro che mette giù il pallone, Claro con il con l'esterno cerca di colpire, ma Perez non si fa sorprendere in questa occasione. Siamo già dall'altra parte con Camano che si porta il pallone oltre la linea blu, buono qui a difendere Marcio. Confermo ciò che dice Francesco Gibilter, che Perez poteva fare meglio, paratona all'inizio, saprà sicuramente riscattarsi il portierone della meta Catania. Bastini comodo per Simi che protegge la sfera, serve Amoroso, Amoroso fermato da Cesaroni che esce dal campo dentro con il 5 Silvestri, rotazione lunga quella a disposizione di Coach Samperi, e Amoroso pronto a battere questo fallo laterale per Claro che dà pallone ancora per il 9 biancorosso. Palla avanti per Marcio, fermato di destra a Camano, può ripartire dal cin, veloce, ma Marcio recupera e la possibilità di contropiede dell'Arzignano con Claro, Claro che incespica sul pallone, Hernani chiude tutto e dà a Perez. Quanta confusione, portateci un moment, perché qui non serve soltanto la supposta per due squadre che hanno il mal di pancia e vogliono vincere, ma un po' anche di mal di testa con questi continui capovolgimenti di fronte. Silvestri, il 5
e Catania per Rossetti che si gira e mette il pallone sul secondo palo, dove Silvestri non ha la voglia di crederci fino in fondo, salvo Bastini che può ripartire con il pallone tra le mani. Pronto il numero 1 biancorosso, tornato in quintetto dopo che nella partita giocata a Eboli c'era stato Pozzi, terza sfida da titolare per Bastini. Palla intanto di Espingola, messa in fallo laterale, allora Simi pronto a rimettere in gioco il cronometro per Claro Marzio. Marzio verso il fondo, pallone deviato dal fondo schiena di Rossetti. Bastini avanti per Claro che protegge la sfera, gioco a Simi, a Marzio, ancora per Claro, l'argentino colpito fallosamente a Silvestri, terzo fallo del Meti Catania, 11-13 dal riposo, 0 ne ha commessi Arzignano con la Federigo che d'esterno ferma il pallone e dà la possibilità a Claro di battere questo nuovo punizione comodo a Marzio. Leandrigno, palla avanti per Sime che protegge il pallone, gliela ruba però Rossetti, la può ripartire il Meti Catania e Spindola fermato fallosamente da Marzio con una spallata, lo aiuta a rialzarsi il capitano. Primo fallo dunque per la formazione biancorossa. Pronto Salas che muove i primi passi qui alla Platezza, il ciurito, il numero 10 della Catania. Rossetti scende, spalle la porta di Suola, serve per Salas, fermato da Marzio in grande stile, Marzio per Claro, con Silvestri costretto a mettere in fallo laterale. Arzignano in avanti con Leandrigno, riparte da Marzio, giro palla verso Claro ed ancora il capitano, chiamato in causa ancora una volta Bastini. Palla comoda per Simi, troppo comoda invece oltre la porta di Perez che gioca per Silvestri. Salas, Silvestri e Spindola, ancora Salas, Silvestri, giro palla per via orizzontale della Meti Catania di mister Samperi che insegue quando stiamo per superare la metà del primo tempo. 1-0 Arzignano, il vantaggio di Morillo. Attenzione a Rossetti che va sul fondo, mette in mezzo un pallone, c'è deviazione, riparte allora Bastini dal fondo, Silvestri non è riuscito a mettere il tapin vincente in mezzo all'area. Bastini, Simi, Leandrigno, Vinicius, Morillo lascia sfilare il pallone sulla pressione alta del Catania che ha fretta di trovare il pareggio e Spindola per Silvestri. Silvestri verso Rossetti, fermato, la palla resta comunque lì tra i piedi della squadra della Catania con Spindola, ancora verso Silvestri, ora palla Salas, cerca di bucata, fermato da Leandrigno, Leandrigno e Thiago Perez ci mette il piedone, intervento importantissimo di Thiago Perez che salva su Leandrigno da un possibile 2-0 su errore in difesa della formazione della Catania che ci ha perso il pallone. Morillo da orchestrare la nuova azione offensiva dell'Arzignano per Bastini che rischia, porta via il pallone Salas, il puntone scomodo senza problemi per la difesa dell'Arzignano. Bastini allora a ripartire dalla propria area con la palla tra le mani per Simi, Vinicius, Leandrigno ancora fermato dalla difesa del Catania, bella qui l'uscita di Arzignano con Morillo che va via velocità, Morillo fermato all'uscita di Thiago Perez, tempestiva Salas sulla corsia laterale di sinistra, macina il numero 10 Silvestri e Spindola, Silvestri, prima era Rossetti, lascia lì il pallone per Spindola che si accentra, gioca verso Salas, 1-2, palla che torna a Salas che non riesce ad inquadrare la porta perché non riesce nemmeno a trovare la sfera, qualche problema di fiato, esce Salas, non nel meglio della condizione fisica il numero 10 del Catania che ora torna in panchina, al suo posto è tornato il capitano Messina.
Leandrinho per Murillo. Leandrinho dal Cin protegge il pallone sulla pressione di Simi, chiama in causa Perez che gira già dall'altra parte verso Messina. La pressione di Leandrinho costringe Messina a ripartire da Spindola, palla avanti verso Rossetti che mette giù con il petto. Rossetti, Leandrinho capisce tutto, fa ripartire l'azione dell'Arzignano con Simi che dà ancora per Leandrinho, palla avanti per Murillo che non riesce a controllare il pallone, il tunnel per Spindola che può uscire, tanti errori, ancora Spindola, Spindola fermato ferosamente, fa continuare la partita. L'arbitro che poi la ferma, graziando l'errore di Rossetti, fallo da punizione ghiotta ora per il Catania con Espindolo che rimane a terra. Giusta la decisione dell'arbitro. Intanto vediamo che Rossetti chiama vicino a sé Messina e Dalcin per parlare dello schema. C'è il buon Davide Tressi che mi sta chiamando la spalla, pensa alla telecamera perché non riesco a capire il tuo linguaggio scenico visivo. Intanto cambia tutto il quintetto il mister del Catania Samperi per questa punizione, la batto io, no, ecco che entrano in campo i quattro del Catania. Cercava un time out a gioco fermo senza avere la possibilità di chiamarlo mister Samperi, giusto per dare diritti. Intanto è rientrato Salas con Cesaroni, Rossetti e Dalcin. Pericolosa la punizione per il Catania, siamo mezzo metro più indietro rispetto al dischetto del tiro libero, punto di battuto affidato al numero 19 Cesaroni. Salas sposta sulla sinistra, sulla destra di Cesaroni, sulla sinistra c'è Rossetti, Dalcin e lì vicino. 8 minuti esatti al termine del primo tempo, Arzano avanti 1-0. Ma il Catania ora a giocare una punizione, lascia Cesaroni, va a toccare Salas per Dalcin che spara fuori. Qualche fischio per aver perso tanto tempo senza aver visto una gran conclusione. Il tiro strozzato di Simi da Dalcin che fa ripartire l'azione dando a Salas. Rossetti sempre a spalle alla porta, Cesaroni, Salas. Il 10 si accentra, spara fuori e torna fuori. Dentro nuovamente Messina, fuori ancora anche Cesaroni. Torna in campo il 28 e Spindola, giusto per battere questa punizione non a buon fine per la formazione di mister Samperi. Leandrinho avanti per Vinicius, protegge il pallone, lo perde sulla pressione di Messina, fermato da Leandrinho che di quella punta lo allunga verso Bastini che sparacchia lontano dalle parti di Diego Perez. Pronto il cronometro, c'è il pallone uscito, cronometrista ferma il tempo, 4 secondi con il tempo che è uscito, il cronometrista che non si è accorto dell'uscita del pallone. Speriamo che non siano secondi importanti. Beh, l'Arzignano probabilmente ringrazierà forse visto il finale con il Lido di Ostia. 3 secondi alla fine, il gol della vittoria di Esposito è rimasto qui sul groppone biancorossi che devono cercare di vincere per risollevare una classifica davvero triste. Anche il Catania però necessita di 3 punti, 2 sconfitte di fila con Genova e Mantova. E Spindola per Messina, Rossetti per Messina che lascia lì il pallone, lo perde, Vinicius lo spara fuori, rischiava di colpire la testa il bomberino amoroso, figlio del lupo che sta caricando i suoi compagni in campo. Salutiamo l'amico Franco Pontiglio, palla in mezzo, amoroso può ripartire, contropiede, 3 contro 2 amoroso per Simi. Murillo ristabilita la superiorità numerica con la difesa del Catania che corsa veloce, gol traversa di Vinicius, Spider-Man se l'è fatta sotto, sentiamo la puzza fino a qui di Spider-Man che se l'è davvero fatta sotto sul tiro potente di Vinicius, graziato ancora una volta
Thiago Perez, ma quanta paura per Spider-Man. Intanto Erika Carlotto che porta la Coca-Cola a Simone, figlio di Stefano Testoni. La Coca-Cola ingrassa Erika. Leandrinho ferma tutto in corner. Sento fino a qua il profumo di Spider-Man che se l'è fatta addosso. Corner, seguiamolo live. Per dal 5 mette giù il pallone, tira addosso Amoroso che urla ma salva la sua squadra. Ciao Federico, buona serata anche a te. Dal 5 per Messina, torna in campo Hernani Oliveira che trova lo spazio per calciare ma salve dal 5 che deve ritornare ancora dal numero 8, compagno di squadra. Siamo nella metà campo del Catania, non riesce a trovare l'apertura nella difesa attenta fino a questo momento dell'Arzignano. Ora con Dalcin ci prova, però Setti che resta lì, palla fermata con Amoroso che può far uscire i suoi. Amoroso per Leandrinho, Morillo fuori di un nulla il tiro di Morillo. Arzignano che ha dalla sua già un paio di occasioni non sfruttate. Bisogna però essere cinici e cattivi dalle parti di un Thiago Perez che quando concede palle buone bisogna approfittarne, perché ha dimostrato di essere un cavallo di razza tra i pali. Cesaroni, Messina ancora per Cesaroni, la finta si gira, chiama in causa Camano, tornato in campo con Ciamperi, sta cercando di far ruotare i suoi ragazzi per trovare la giusta quadra in una sfida che vede il suo Catania sotto di 1-0. Fermato Cesaroni da Vinicius. Grazie, grazie ragazzi, bisogna sperare le quattro cazzate in telecronaca. Bellissimo, tutto live gratis su PMG. Il tiro e il pareggio quando meno ti aspetti, il numero 8 e Hernani Oliveira. 1-1 meta Catania, 1-1 del meta Catania al minuto 15:42. Fa festa in panchina la formazione di Ciamperi, da una palla inattiva difesa addormentata ed Hernani mette dentro la palla dell'1-1, dunque ristabilita la parità. Bravo qui a Molaro a proteggere il pallone, il pareggio, il numero 8 Hernani Oliveira. Le indicazioni a Denise, fotouoma, oggi fatta Bellino, la divisione, Leandrinho ferma tutto, Vinicius scippato il pallone, ancora però preda dell'Arzignano con Amoroso. Ora Arzignano in debito con anche la fortuna, ma come l'abbiamo già detto più volte, conta metterla dentro. Cesaroni recupera il pallone, il fallo di Amoroso, la spinta su Salas. Dunque terza punizione pari per il meta Catania. Ancora il fischio falloso con Hernani che calcia da distante il pallone che tocca Amoroso, resta lì. Bastini esce, lo prende suo, cercato di servire Vinicius. Cesaroni, gestacci anche in tribuna stampa di Filippo Tres, lo salutiamo, la regia è tutta sua. Hernani Oliveira, Cesaroni, Salas, ancora per Cesaroni che cerca di andare via sulla corsia di destra, si accentra dando a Camano. Hernani Oliveira, 3 minuti poi si andrà al riposo, ancora un time out a disposizione, mister Lopez lo ha chiamato subito dopo essere andato sotto coach Ciamperi per la meta Catania. Hernani Oliveira, Cesaroni, ancora da Hernani Oliveira che rischia la pressione dell'Arzignano che ruba il pallone, può ripartire però il Catania perché Leandrinho non ha fermato l'avversario. Cesaroni, la risposta di Bastini, il pallone resta lì, Salas, Cesaroni per Salas, si alza il pallone, c'è confusione, proteste della panchina del Catania, corre di Nicola Di Pescara, chissà se c'è un fallo di mano, forse abbiamo il replay, lo possiamo vedere grazie a Filippo Tres, vedremo se ha inquadrato tutto quanto, forse eccolo qui, le proteste, c'era una spalla, no? Mi sento dire che era una spalla di Vinicius, certo che dalla posizione del meta Catania
La panchina di Meta Catania, giusto anche aver protestato per un presunto fallo, qui mi sento con il replay di Filippo Tress, le immagini su Davide Tress, la presenza femminile di Denise Fotowoman Nicolato, lo rivediamo anche in streaming, no, un colpo di spalla, insomma, fallo laterale, e salutiamo anche Dalibor Josic, in bocca al lupo il suo Chiupano, che sta regalando emozioni al futsal vicentino di A2. La palla è buona, giusto far continuare ancora Meta Catania, che come ci fa notare Valentina Fisichella, è come un diesel. L'Arzignano invece mette la freccia con il l'elettrico, amoroso, fermato dal recupero di Camano. Corner comunque per la formazione biancorossa. 2-0-1, fuori Vinicius, torna dentro Capitan Marcio. Ma se amoroso ha calciato, c'è stata una deviazione. L'arbitro ha detto che è suo. Si parlano all'auricolare, insomma, giusto affidare la palla alla formazione biancorossa. Marcio, conta Federico di Pordenone, Marcio indietro per Leandrigno, due minuti e poi se ne riposo, Marcio, palla per Amoroso, mette giù il pallone, Leandrigno, fuori di poco, si era disteso comunque bene Tiago Perez a chiudere lo specchio della porta etnea, fuori intanto Hernán Oliveira, dentro nuovamente Spindola, numero 8 in gol per l'1-1. Dal Cin e Spindola, Cesaroni sotto la nostra postazione, chiama in caso ancora e Spindola, Camano, dal Cin, Cesaroni, giro palla del Catania che vuole addormentare questo ultimo minuto e 26 secondi, pallino ora però per la formazione di Cossamperi, fermato da Leandrigno, Arzignano che però è lento nel distendersi, Molaro bravo a servire Amoroso, Leandrigno ancora da Marcio, il capitano dal 30 biancorosso Antonio Molaro che non riesce ad andare via, fermato e Spindola, fallo laterale 1-0-8 e poi si andrà al riposo a bere una buona birra, mettiamo una birra questa sera. Bastini, comodo per Amoroso che mette giù il pallone, torna indietro con spinta non fallosa, ancora per Bastini. Bastini, il tocco era di un giocatore avversario, stando alle richieste dell'Arzignano. Fallo perché Bastini non poteva prendere il pallone, un finale di confusione e punizione di secondo dal limite per il Catania a 50 secondi dal riposo. Pericolo per la porta biancorossa. Beh, è troppo comodo Valentina mettere il risultato esatto 1-2. Troppo comodo metterla così. Tanto da Zinano non si vince niente, non abbiamo niente da regalare. Aspettiamo il fischio. Cesaroni, il tiro fermato da Leandrigno e poi spara alto Salas. Intanto il cronometrista si è perso altri due secondi quando il pallone è sorvolato oltre la rete che delimita la protezione laddove ci sono i ragazzi della curva. Molaro pronto con la rimessa laterale. 45 e poi riposo, ne abbiamo bisogno, ho mal di testa. Un bacione al vichingo Alemão Glaser che mi manda i messaggini privati. Ciao Bomber! In bocca al lupo. Rimessa laterale per il Catania, battute finali del primo tempo dove ha prevalso la confusione e l'equilibrio, 1-1 fin qui almeno, risultato giusto per quanto visto in campo. Tanto Marcio fa carambolare il pallone su Rossetti, brava la Federico a concedere il fallo laterale alla formazione di casa, giusto sotto i suoi occhi.
Intanto il rumore della bottiglia di acqua dell'Omia che si infrange tra le mani possenti dell'operaio Testoni. Cesaroni a far partire Rossetti dal Cinnamo, Laro ci mette una pezza, c'era Cesaroni là da solo che pascolava sul palo lontano, 17-16-15, però il 19 per Rossetti che viene fermato con un po' di fortuna. Bastini, lancio lungo per Molaro, vivo il pallone per l'Arzignano con Leandrigno, fermato. E allora arriva il fischio anche falloso, il quarto fallo, si alzano i due, duplice fischio, e allora si va a bere un tè caldo. Si sono subito chiariti Leandrigno e Rossetti. Aspettiamo il fischio che si apre in questo momento. Eccolo, si va, si parte. Vinicius, Morillo, Leandrigno, ancora per Morillo. Bastini, costretto a calciare lontanissimo dalle parti, Thiago Perez, attore di un paio di interventi decisivi nella prima frazione di gioco. Poi pareggio del Catania, nato da un'azione un po' così convulsa, caotica, da un fallo laterale con Hernani Oliveira che ha messo la zampata vincente per un 1-1 fin qui sicuramente risultato giusto. Ora meta con coach Samperi che si muove in panchina per dare indicazioni ai suoi. Rossetti tanto formato da Morillo, il veneziano mette il pallone sotto dove sono gli spogliatoi, anzi no, dove sono i tappetoni della ginnastica ritmica. Oh, mi è arrivato un pugno sul costato dal cin per Rossetti, si gira, scarica, fermato in scivolata Vinicius, avanza di qualche metro la meta Catania con un fallo laterale in zona d'attacco. Pronto Messina per Dalcin, si era Messina per Dalcin che però ha allungato troppo il pallone. Bastini ripartirà dalla sua zona d'area, comodo per Morillo, lo scambio verso Vinicius. Salutiamo intanto il direttore Denis Chemello della sezione di Costo, arbitro internazionale di Villaggio Giardino, arrivato qui a Palatezza a godersi lo spettacolo della Serie A tutta live su BMC Sport Futsal. Intanto non riesce il tiro a Leandrigno, formato dalla difesa del Catania che riparte con Thiago Perez, subito per Rossetti dal cin, pressato alto da Leandrigno che lo smanaccia, mosso, pallone per Spindola che dà ancora per dal cin che supera la linea di metà campo dando a Rossetti, copre il pallone, il tiro alto di Messina. Potrà starci anche un fallo per una spintarella non proprio di Luna lì davanti a Federico di Pordenone. Bastini, amoroso Vinicius, mi stavo per strappare i capelli, che a rischio per l'Arzignano. Vinicius avanti verso nessun compagno perché il pallone supera la linea blu del rettangolo gioco della Palatezza. E Spindola sulla sinistra sotto la nostra postazione verso Messina per via verticale, prova la percussione verso Rossetti che si gira, pallone smanacciato da Bastini e poi dal cin, un rigore in movimento che spara fuori. Tanto qualche problemino per Bastini, colpito probabilmente comunque in modo volontario da Spindola, brivido per la difesa biancorossa. Bastini avanti per Morillo che mette giù il pallone ma non se lo porta oltre perché l'ultimo tocco è di Dalcin. La rimessa laterale per l'Arzignano, intanto c'è un cartellino giallo per il secondo portiere Dovara del Meta Catania, qualche protesta di troppo di Nicola Di Pescara, estrae il cartellino giallo in panchina, concitato l'animo di Dovara, continua a protestare, va a iscrivere il suo nome sul taccuino di una sfida comunque corretta. Tre falli per parte nel primo tempo, viene invitato a stare calmo il giovane Dovara, ha rimessato l'intanto per l'Arzignano con Leandrigno verso Vinicius, ancora per Leandrigno, Vinicius amoroso, Vinicius palla per Morillo che difende la sfera, serve amoroso che gira dall'altra parte per Leandrigno, trova profondo il pallone,
Messina pronto a velocità a battere il fallo laterale per Rossetti. Dal Cin, Messina, Rossetti si accentra indietro per Spindola, gioco sulla sinistra verso Dal Cin che si accentra, non trova lo spazio per calciare, serve Rossetti, vuole 1-2, Rossetti però non chiude il triangolo, palla che arriva a Messina, fermato il tiro però ancora il meta Catania con Rossetti che si gira, Dal Cin il pallone per gli tiene vivo lì davanti, l'area biancorossa con Amoroso che ferma Spindola, l'ultimo a toccare il pallone è il numero 28 Etneo, dunque rimessa laterale per l'Arzignano che può respirare quando sono passati 2 minuti 29 secondi, sempre 1-1 il punteggio in virtù dei due gol segnati nel primo tempo. Amoroso chiama in causa Bastini che mette giù il pallone, Bastini fermato probabilmente con un fallo, l'area è sguarnita, voleva il fallo Bastini, non ha fischiato Federico, non abbiamo il replay, l'abbiamo chiesto anche a Filippo Tres, in arte un dos tres, un passilo bailante Maria. Lo vediamo allora in streaming, no, non c'era fallo perché Bastini aveva già calciato il pallone, dunque ha fatto bene la Federico di Pordenone a far continuare il gioco. Bastini, Morillo, Leandrino, pressa alto il Catania, Amoroso, Leandrino ancora per Amoroso che viene scippato il pallone, bravo a recuperarlo, far muovere per Leandrino, Vinicius fermato in fallo laterale. Che confusione sarà perché tifiamo per il futsal. 16:40 alla fine, Vinicius spara contro Cesaroni, rimessa laterale un metro poco meno per l'Arzignano, ancora Leandrino indietro per Amoroso fermato da Dal Cin, si abbracciano i due anche se San Valentino è stata la scorsa settimana. Ciao Cristian, corner per il Catania, il pallone indietro per Nani Olivero, toro dell'1-1, mette giù il pallone il numero 8 del Catania, il tiro fermato Dal Cin, Rossetti poi sparacchi altissimo concedendo allora la rimessa dal fondo a Bastini che prende il pallone in mano, aspetta il movimento dei compagni, arriva in questo momento troppo alto il pallone per Morillo con Amoroso che si era accentrato, allora Catania che senza far tanta fatica può ripartire. Hernani, Cesaroni, Salas, solo Salas, forse lui, Rossetti, Cesaroni ancora per Hernani di Oliveira, cerca Salas, lo serve, torna da Hernani, palla avanti per Rossetti, fermato da Vinicius, forse con un fallo, l'arbitro fa continuare, molto British la direzione di questa sera, Salas capisce tutto quanto, Leandrino, Morillo per Leandrino, che si centra, Leandrino per Amoroso, ha atteso troppo l'Arzignano, Vinicius, la difesa del Catania è sistemata in un quadrato, Morillo alza in corner Cesaroni, dunque torna dalla bandierina che non c'è, l'Arzignano a cercare di essere pericoloso e offensivo calcettisticamente parlando. Amoroso per Leandrino, il tiro e Perez dice ancora una volta no, la palla resta lì viva con il tocco di testa di Rossetti. Morillo per Leandrino che lancia il venezuelano, Cesaroni fa copertura del pallone, rimessa laterale per il 19 della formazione Sicula, punta l'arbitro, palla che entra in gol, ma non è gol, o è gol, è gol o non è gol, da fallo laterale, però da posizione, e questo mi sento di dire che non l'ho studiato a casa, però il fallo laterale del Catania è gol o non è gol, è gol. Parliamo con il VAR, la sezione VAR di Arzignano, con Di Nicola e Federico che si parlano.
rimessa laterale per l'Arzignano. Che confusione! Non ho mai visto una scena di questo tipo. Si parlano, si raccontano il regolamento, pagina 18 del manuale del calcio a 5. È corner per l'Arzignano. Pronto Vinicius. In mezzo il pallone per Murillo che lo gira, non c'è deviazione. Palla per Thiago Perez. Pronto il portierone a rilanciare lungo verso Camano, fermato da Vinicius che fa ripartire Amoroso. 1-2-1, Amoroso, Amoroso per Murillo. Murillo! Murillo! 2-1 Arzignano! Fa sedere, fa prendere il tè alla difesa del Catania e mette dentro, battendo un Perez fin qui perfetto. Una colpa il portiere del Catania. Brava qui l'Arzignano, bravo maschile, Arzignano maschile. E Catania di nuovo sotto. Di nuovo sotto il Catania. Ma saprà reagire nella confusione più totale di una sfida che sta premiando l'Arzignano. Ma attenzione, perché la squadra di Samperi vuole subito reagire, vuole subito rispondere. Salas per Camano, Hernani Oliveira. Ancora, può ripartire allora l'uscita. Leandrino che aveva capito tutto, ma si torna indietro da Perez. Salas, Amoroso per Leandrino. Tocco, fallo, c'è il fallo. Punizione allora che diventa pericolosa. Pericolosa ora per l'Arzignano. Punizione per i biancorossi, avanti 2-1, 14-24. Chiediamo a Denise se ha scritto nel gruppo 5 minuti e 4 secondi il gol del vantaggio. Brava Denise, che con la matematica non ci azzecca o poco nulla in questa serata calda qui alla Palatese. Si fa sentire anche il pubblico. Punizione, pronto il bomber Amoroso dalla distanza. Il fischio. Bomber fuori! Fuori il pallone del bomber. Allora Perez alza il cartellone, grazie, dal cinema. Hernani Oliveira. Ancora dal cinema. Cesaroni dal cinema. Per Hernani Oliveira. Chiamato Rossetti, uno tra i migliori. Bravo a proteggere il pallone. Qui Molaro ferma Cesaroni, il pallone piano piano esce, la rimessa laterale per la formazione biancorossa quando 597 persone stanno seguendo la diretta live su BMG Sport Futsal, 420 circa invece sono qui alla Palatese. Palla lunga per Simi che la mette giù, ma oltre la linea blu. Allora Thiago Perez potrà ripartire subito per Del Cine, fretta il Catania, 13-49, ancora lunghissima la sfida qui del Palatese. Camano allunga il piede e Spindola per Rossetti che appoggia il sedere su Marcio, si accentra, non trova lo spazio per calciare, lo fa Spindola, ribattuto da Simi, prova a ripartire e Spindola fermato, Leandrino ferma il numero 20 Camano. Rimessa laterale, anzi no, rinvio dal fondo, già battuto dal Cin e Spindola per Camano. Via orizzontali, ora cerca la percussione la formazione di mister Samperi con Dalcin che si accentra, tenta il tiro, la finta, si porta il pallone sul sinistro, alto di poco il sinistro di Dalcin, pericolo per la porta di Bastini. Simi Marcio, Leandrino, palla per Simi che la protegge ancora verso Leandrino che chiama in causa Claro, ma capisce tutto quanto, qui la diagonale Camano, Rossetti, Rossetti per Camano, fermato, un fallo, anzi no, simulazione, è simulazione, ti ha dato simulazione Leandrino, il fallo è per i biancorossi, ha dato simulazione a Camano. Salutiamo anche Simone Piazza che mi dà del fenomeno. Fallo di seconda quando l'arbitro ha alzato il braccio, lì abbiamo capito che era simulazione. Dunque cartellino giallo per Camano, che scrive con 2A
ci sarebbe anche un accento particolare da Nisa, ma purtroppo non ce l'avevo nel computer. Marcio, mamma mia che rischio, se prima Spider-Man se l'è vista brutta, adesso nel momento di rilassatezza ha rischiato davvero grosso. Bastini, amoroso per Simi, si distende, tuffo a pesce sulla spintarella di Camano. Punizione Arzignano, il secondo fallo del Meta Catania, 0 ne ha commessi Arzignano, quindi non li ha commessi. Claro, Ermolaro, un blocco non irregolare, riparte, Claro, fermato da Dalcin che mette in fallo laterale. Alza il baricentro Arzignano dopo qualche momento di tentennamento, può tornare a distendersi la formazione biancorossa di Mister Lopez. Il tiro di Molaro, la palla resta lì, Marcio! Sta per arrivare qui dalle nostre parti, non c'è fallo, protegge il pallone Molaro, allora la diretta di Rocky Balboa è per la palla. Molaro, Marcio, alleggerisce di testa e spinge la per il suo portiere Perez, che dà nuovamente il pallone al 28, Eteneo, Dalcin, sopra la linea di metà campo il numero 23, Siculo fermato soltanto per qualche istante da Molaro, si accende ancora Dalcin, muove palla per Rossetti, Rossetti la protegge, Rossetti indietro verso Spindola che trova lo spazio per calciare, deviazione in fallo laterale di Simi, dunque Meta che piano piano avanza, 11:48, manca un'eternità, 2-1 Arzignano, e Meta che insegue, trova il pallone con Rossetti, il tiro, la risposta di Bastini che vola altissimo laddove le aquile fanno gli aquilotti. Importante parata di Bastini sulla conclusione di Rossetti. E brivido per la formazione biancorossa con Samperi che intanto effettua un altro cambio. Marcio, Claro per Simier, conquista il pallone, Dalcin sbatte su Molaro, ma ancora il Catania con Rossetti per Spindola sulla destra per Silvestri, il tiro fuori, e allora Bastini comodo per Claro. Marcio fermato, palla in fallo laterale messa dal numero 5 della formazione etnea, Silvestri. Claro, Bastini, comodo Bastini, il colpo di testa di Leandrigno lasciato solo da Rossetti. Thiago Perez manda un'occhiataccia al compagno di squadra con Leandrigno che non riesce a trovare lo specchio della porta, ma si rende pericoloso. Silvestri, Dalcin ancora per Silvestri e Spindola, Dalcin, Rossetti per Dalcin che avanza il 23, vuole mettere un pallone in mezzo, che bello la giocata di Dalcin, può uscire l'Orazignano dalla propria metà campo con Simi per il numero 7 Leandrigno, fermato in modo provvidenziale dal duo Silvestri e Spindola, allora sarà corner per i biancorossi con Perez che serve il pallone a Simi, pronto a batterlo con la bandierina che non c'è, indietro per Leandrigno, il tiro! E ancora Perez non riesce il tap-in vincente a Claro, fuori Marcio, dentro Vinicius, c'era lì Claro, Juanito Claro, pronto Claro per il tiro di prima intenzione di Simi che la alza troppo sopra la traversa, ancora un grazie stampato sul cartellone di Thiago Perez che gioca subito per Spindola. 10:30, stiamo per entrare nell'ultimo quarto di una sfida caotica che vede Arzignano avanti 2-1 sul Catania. Dalcin, Silvestri, Rossetti, si accende il tiro, palo di Rossetti. Dunque attenzione massima perché il Catania è presente, non ha fatto la valigia, non è pronto a tornare in
Sicilia. Deve fare molta attenzione Arzignano a non concedere spazi importanti. Dalcin. Silvestri. Ancora verso Dalcin. Rossetti. Ancora si gira Rossetti. Muove sulla destra per Spindola che torna da Dalcin. Uno tra i più attivi del Catania, va via Dalcin. Dalcin! Il piedone di Bastini che dice no al tiro avversario. Bastini. C'è alcun giocatore libero. Serve Simi. Lo scambio con Vinicius. Ancora per Simi. Leandrigno dall'altra parte verso Claro. Si accentra Claro. Rischia. Tiene vivo il pallone. Lo muove Vinicius. Leandrigno indietro. Anzi, era Simi per Leandrigno. Leandrigno. Simi. Vinicius. Vinicius. Claro. Ancora per Vinicius che cercava Simi, protegge bene, ne esce Dalcin a contropiede con Spindola. E Spindola! Alto di poco con tanto di deviazione biancorossa. Dunque ancora una parata importantissima di Bastini a dire di no alla puntata di Spindola. Rientra Hernani, capisce tutto, Simi può distendersi, Simi, Simi, tunnel, ancora Simi, Simi, maglia giallo, Rossetti in panchina a riposare, Cesaroni dentro, terzo fallo, mette Catania, anzi no, resta dentro Rossetti, stava cercando di uscire per non prendersi il cartellino giallo, giusto comunque dare il cartellino. A minuto numero 4 Rossetti, 10 gol all'attivo. Fin qui in questa stagione il mio marcatore in campo è dal 5 con 11 reti, Musumeci che ne ha 12 è a casa. Salutiamo Carmelo Musumeci che lo scorso anno si è bevuto il Corte Capitelli. Questa sera vedremo a chi verrà data la bottiglia. Molaro lascia al sinistro di Leandrigno il tiro e il volo plastico a prendersi anche lo scatto fotografico di nessuno, perché non abbiamo il fotografo stasera, di Thiago Perez. Si gioca ancora per Leandrigno, il pallone resta lì, ancora deviazione, ancora corner dall'altra parte, però questa volta sotto la nostra postazione, inquadrato da Davide Tres che si perde il corner, anche lui che lo va a inquadrare con Leandrigno, pronto a giocare dietro per Molaro che perde il momento del tiro giusto, fuori Molaro, dentro nuovamente Murillo. E Catania che avanza con Cesaroni. Dalcin. Sta con visto Dalcin. Sono molti minuti di gioco per il numero 23 della meta. Si accentra Dalcin. Capisce tutto quanto la difesa, costringe a ripartire da Cesaroni. Che muove ancora per Dalcin. Hernani Oliveira. Cesaroni. Hernani Oliveira. Dalcin. Fermato da Vinicius, il commissario di campo si prende la pallonata, fortunatamente era spalla, comunque mi sento di dire che non era fallo di mano da parte del commissario di campo che ha rischiato non poco anche di prendersela in pieno volto. Torniamo live con Cesarone, 8 minuti esatti, 6x8:48, 490 secondi, sono tantissimi. Dalcin, Dalcin, sale di finte poi il tiro storto. Concordo con Corrado Cesaroni, bravo, giusto commento. Catania, Catania, l'errore di Rossetti, muove per Cesaroni, fermato da Murillo. Italia, popolo di allenatori. Schema 10 di Dalcin. Doppia mano alta per il numero 23 del Catania, conta la Federico, dopo il 2 c'è il 3 e poi c'è il 4, fischia dopo 4 secondi, sembravano infiniti, aveva fatto segno ad Alcin che aveva già iniziato a contare, è andato fuori Simi, è rientrato anche Amoroso, anche a me il massaggio. Bastini, pronto Bastini, palla troppo avanti, la traversa di Bastini! Cosa mi ha fatto Bastini con Filippo Tres
ammagliato dal massaggio che non mi fa vedere il replay. Ma ancora Arzignano, la traversa di Bastini al minuto 7, fischia, traversa di Bastini e il colpo ancora di Bastini che alza, questo me lo sono perso io, forse con il Lamuso abbiamo forse il replay. Sì, la traversa, il tiro di Bastini, faccio vedere Filippo, è quello qui che carica il sinistro, Bastini, c'è Murillo mi pare là davanti a dar fastidio. Ah, Perez, la palla che sbatte sulla parte alta della traversa, mannaggia la pupazza. Qui intanto un colpo probabilmente al volto di Bastini che ha respinto un tiro avversario. Che brivido per Perez. Andiamo intanto a vederci qualcosa di emozionante, Filippo Tres, tipo il live della partita, perché siamo in campo con Bastini. Pozzi sta scaldando, vediamo Bastini se saprà, sì, saprà continuare. Intanto entra Vito lo scopettone a pulire con il palo Ivano, il palchè del Palatese. Eccoci qua, pronti sul corner del Catania con Dalcin, libero Cesaroni, tira, fermato Vinicius, l'avevo lasciato libero Cesaroni, non è riuscito a inquadrare la porta, fermato da Vinicius. Hernani Oliveira, autore del momentaneo 1-1, si accentra, scarica sulla destra per Cesaroni che chiama in causa Dalcin, che si accentra in due tempi, Bastini blocca il pallone a terra, rilancio lungo per Amoroso che mette giù la sfera, serve aiuto dei compagni, viene fermato dal sandwich, il viewster Amoroso tiene il pallone vivo, Murillo per l'Arzignano, Bastini che alza male un pallone sulla pressione di Dalcin, concedendo allora una rimessa laterale per la formazione etnea. Cesaroni sul punto di battuta, gioco palla per Hernani, 6-38, Rossetti, solito schema, questa volta però non riesce a ritornare il pallone a Hernani Oliveira, fuori Rossetti, dentro nuovamente con la maglia numero 10 Salas, la rimessa laterale però è per l'Arzignano con Vinicius, pronto a rimettere in on il cronometro, Leandrino rischia, Vinicius, Bastini prende palla, carica il sinistro, altro tiro, questa volta però fuori portata per compagni, anche lo spettacolo da porta di Perez che gioca subito sulla sinistra per Salas. Dalcin, Hernani Oliveira, ancora Dalcin, Acqua Dolomia per dare freschezza alle corde vocali in questo finale di partita con Hernani spintonato che va a spararsi addosso le transenne, voleva un fallo, spinta di Murillo che c'era stata, il pallone intanto uno dentro. Intanto salutiamo i 767 tifosi che stanno guardando la partita, chi dal divano, chi dalla tazza del bagno, l'importante è essere sintonizzati su PMG Sport Futsal per tutte le sfide della Serie A di calcio a 5, qui live dal Palatese con la voce Stefano Testoni, le immagini Davide Tresse, la riprese, anzi la regia di Filippo Tresse, fallo, no, non c'è fallo di Amoroso, Dalcin non protesta, lancia un'occhiataccia con sorrisino alla Federico di Pordenone, ha rischiato allora anche la simulazione. Bastini per Marcio, palla avanti di Murillo, fermato Amoroso da Hernani Oliveira, palla per Leandrino che con il pettone se la allunga troppo, la porta fuori, vediamo anche se c'è movimento sulla panchina di Sambo Samperi per il portiere di movimento con Diego Perez che sa anche usare bene il piede. Intanto Mattia Vella ci fa sapere che la sta guardando dal letto, beh, speriamo solo, perché sennò direi che vabbè, ci poteva stare anche, potevi anche lasciare stare il calcio a 5, sarei in dolce compagnia. 5-20, manca ancora tantissimo e ripartirà Bastini dalla sua area di competenza, conta l'arbitro, il signor Di Nicola di Pescara, palla avanti per Murillo, fermato Catania, Salas, il tiro, blocca a terra Bastini,
Ora Catania che chiude nella metà campo, la biancorossa, non c'è fallo, l'arbitro era pronto a fischiare il fallo! Spintarella di Luna, costretto a uscire Thiago Perez, serve Hernani Oliveira. Ciao Lino, grazie. Attenzione, Dalcin, ancora un sinistro che non va a buon fine. Il fischio intanto conta l'arbitro per far velocizzare. L'arbitro fa bene a far correre il portiere Bastini, deve andare a mangiare a Zermeghedo, lo stinco preparato da Giuseppe Farina. Dalcin si accentra, non scarica nessuno, è anche stanco Dalcin, ha giocato tantissimo. Hernani Oliveira si sposta sulla destra, va a calciare, però senti, non fosse il gol di Hernani Oliveira. 2-2 delle mete Catania, andiamo subito a vedere il replay. Non so se ha toccato Rossetti che sta esultando. C'è comunque il 2-2, subito a vedere il replay. Hernani Oliveira, ma forse il tunnel, fatto sta che c'è il 2-2, va segnato il pareggio del Catania al minuto 15 e 27. Dunque torna la parità qui al Palatese. Non sappiamo se il gol sia di Hernani o di Rossetti, non ho visto se Rossetti ha toccato, ha anche esultato Rossetti, ha esultato Hernani. Dare un gol a testa mi sembra un po' eccessivo. 2-2 comunque il punteggio, a 4-20. Ecco, Corrado Cesaroni mi conferma che il bidone, come è stato soprannominato, segna di tacco. Dunque gol di Rossetti, ancora Catania, Salas fermato. Benissimo, scrive Rossetti. 2-2, rimessa laterale per il Catania, che ora, rinvigorito dall'appareggio, cerca di alzare il baricentro, mette la pressione a Nanzignano, stordito dal pareggio. 4 minuti alla fine, meta per Hernani Oliveira. Marcio ferma tutto, non c'è il tocco di mano, rischia, palla in corner. Dalcin per Salas, può ripartire Hernani. Altissimo, un tiro che servirà domani all'Italia Rugby per trovare i 3 punti. Marcio Claro. Claro non può servire Bastini. Torna indietro Claro, rischia! Claro per Morillo. Morillo si gira, viene fermato. Senza fallo, l'arbitro era pronto a fischiare, la palla resta lì, allora il Catania che può passare avanti, con Salas, ma c'era un fallo, stava per fischiare il fallo, c'è comunque il vantaggio, l'arbitro stava per prendere il fischietto e fischiare, doveva fermare l'azione, perché l'Arzignano non ha avuto la possibilità di sfruttare il vantaggio. Mi sento di dire che questo è un errore grave del signore Di Nicola di Pescara, ma va segnato al minuto 16 e 42 il vantaggio di Salas. 3-2 dunque per il Catania, che la ribalta, ed ora l'Arzignano che rischia tantissimo. Qui la difesa era scomposta, l'arbitro stava per fischiare il fallo. Mi sento di dire al commissario degli arbitri che sta guardando la partita che doveva fischiare il fallo, aveva messo il fischietto, doveva solo insufflare del sano ossigeno e far sì che la pallina vibrasse tra la plastica del fischio. Fatto sta che comunque bisogna segnare il 3-2 della meta Catania, a 3-18 dalla fine. Salas la mette dentro. Salas che ha fatto pochissimo, non in grande forma, però la zampata vincente tra i 18 l'ha messa il numero 10 catanese. Torna Arzignano dopo il time out con Morillo, portiere di movimento. Dunque Arzignano che deve rischiare tutto per tutto per trovare quantomeno il pareggio in una partita che non meritava assolutamente di vedere soccombere. Chissà se è giusto dire vedere soccombere, non importa. 3 minuti alla fine, portiere in movimento, la porta è vuota di Arzignano, che deve comunque alzare i ritmi. Vinicius per Simi. Vinicius si va ora ancora da Simi, in fondo per Amoroso, che non ha lo specchio per mettere in mezzo il pallone per Morillo. Vinicius, Leandrinho fermato, la palla che resta lì con Rossetti.
che spara il pallone fuori Murillo, dentro nuovamente Bastini. Pronto Hernán Oliveira, 2.52 a battere un fallo laterale. Bastini è tornato a prendersi la sua porta. Cesaroni per Thiago Perez. Thiago Perez, palla scodellata avanti ancora per Cesaroni. L'ultimo tocco è del numero 19 Cesaroni. Anzi no, è fallo da corner, si è arrabbiato Cesaroni. L'arbitro che seguiva la linea di campo ha aspettato qualche consiglio probabilmente dalla collega. Più bravo Cesaroni a cercare il movimento di Salas in mezzo, ancora mette Catania in avanti con il solito Cesaroni dalla palla inattiva per Spindola, fermato dalla coscia di Leandrini. Thiago Perez, lungo la testa di Bastini a liberare la sua area. Fallo laterale comunque per il Catania. Pronto Salas a far ripartire il cronometro, qui per la tesa con il Catania che ha ribaltato la sfida proprio con il numero 10 di Sicu, che tocca il pallone avanti per Cesaroni, troppo avanti, dunque pronto Bastini a rimuovere il cronometro. Palla lunga per Simi che la protegge, il fallo arriva dopo qualche secondo, punizione allora per l'Arzignano con Samperi che cambia mezza squadra e allontana qualche giocatore. Ho visto un braccio alzato dell'arbitro che allontana si permette un dirigente della formazione Sicula. Punizione biancorossa con Morillo rientrato come portiere di movimento. Simi Vinicius pronti, vedremo se a scaricare il tiro in porta o a fare un gioco schema. Il fischio, Vinicius per Simi che spara lontanissimo dallo specchio della porta. È comodo il rilancio di del Cin che stringe i denti e resta in campo. 2.14. Leandrinho rischia, palla lunga per Vinicius, protegge Thiago Perez, la palla esce e ripartirà il portierone. Gioco di R senza la moscia. Thiago Perez, colpo di testa ancora di Bastini a liberare per Vinicius che chiama in causa Leandrinho. C'è tutta la difesa comunque è composta il Catania, rientra anche Morillo come portiere di movimento. Arzignano che affretta, 1.50 ancora di tempo per recuperare lo svantaggio che in questo momento vede il Catania vicino a ritrovare la via della vittoria dopo due sconfitte consecutive. Palla indietro ancora per Leandrinho, difende bene il Catania. Simi, Vinicius, 1.30, bisogna fare veloce, sono le 21.56 di un venerdì, non qualunque, il venerdì dopo San Valentino e i cioccolatini sono finiti, 1.24. Leandrinho, Simi, Amoroso, fermato dal poderoso Hernán Oliveira. 1.12, Vinicius, Simi, per Thiago Perez, comodo, lo riparte Cesaroni, fermato da Vinicius, Arzignano che può ritornare dalla parte opposta, siamo nei secondi finali. Manca meno di un minuto. Leandrinho fermato da Dalcin. La bottiglia la daremo Dalcin probabilmente. Anzi, la porto via, sono ospite. Non ho niente, non posso andare mani vuote. Leandrinho, Vinicius, Simi per Leandrinho. Comodo per Morillo, fermato ancora da Hernán Oliveira. Fallo laterale, 39 secondi. Morillo per Leandrinho. Ancora per Morillo che è solo, ma torna indietro da Leandrinho. Bisogna giocare di là, Simi, di là, Leandrinho, di là, Vinicius, forza, palla alzata con Dalcin che la alza troppo, resta ancora lì viva e a 21 secondi dalla fine con il tocco arzignanese
La palla è della Catania, che può addormentare la gara, metterla in ghiaccio. Palla avanti per Rossetti. Rossetti, Cesaroni, passi nei secondi. Hernani Oliveira. 12, 11, Cape Canaveral, 8, 7. Sta per partire il nuovo siluro da Cape Canaveral Platezze, con i tre punti che si avviano ad andare sotto l'Etna, che non erutta ma che tornerà sorridente. Fermato, 3 secondi, tiro, ribattuto e arriva la sirena, e questo è il suono dell'urlo liberatorio del Meta Catania, che si impone ad Arzignano, contro un Arzignano che ha comunque giocato bene, ma torna a casa ancora a mani vuote.